prima vittoria casalinga in questo campionato per il Tolentino, vittoria nel derby contro il Coridonia, un 3-0 che lascia grosse discussioni per un Coridonia che soprattutto nel secondo tempo ha giocato non in modo perfetto, un Tolentino invece che è piaciuto soprattutto in fase difensiva, ha rischiato poco ed ha offerto sicuramente una buona prestazione. Continua invece il mar di trasferta per il Coridonia che non riesce proprio a trovare punti fuori dalle mura amiche. In cronaca pure la squadra di mister Ciarlantini parte bene al secondo minuto, Marasca che crea subito qualche problema in fase difensiva al Tolentino, il suo tiro però è debole, blocca Lori. Al quarto minuto è Okeret, inclusione da 30 metri alto sopra la traversa. Al nono minuto, prima azione pericolosa per il Tolentino e gol. Sale male la difesa del Coridonia, Cognini tutto solo dentro l'area di rigore, ha il tempo di controllare, mette giù il pallone e piazza il pallone alle spalle dell'incolpevole Carnevali. Al ventesimo ancora Cognini, un suo numero su Taglioni, una bella azione la sua, poi il traversone bloccato dal portiere del Coridonia. Al ventitreesimo punizione centrale di Marasca, blocca Lori. Ancora il Coridonia che ha le occasioni migliori proprio a cavallo del 29esimo minuto, prima Marasca in area, semina scompiglio, la sua conclusione, Lori riesce a ribattere ma la palla rimane lì dentro l'area di rigore, poi il Tolentino si salva, ma pochi secondi dopo l'azione che continua, Zancocchi al centro, Okere non arriva per il tapin vincente per un soffio. Ancora Coridonia al 43esimo, l'angolo di Taglioni, Okere di testa, palla che va fuori di poco con Lori un po' in ritardo. Al 45esimo calcio di punizione per il Tolentino con un colpo di mano di Martinelli proprio al limite dell'area di rigore, rischia il tiro dagli 11 metri, in questa occasione il Coridonia, poi la punizione di Iachini che batte sulla barriera. Secondo tempo con il Coridonia che cerca subito di portarsi al pareggio, al settimo è Cacopardo la sua conclusione, tiro bloccato però da Lori, ma al 12esimo è Cognini che sfrutta un errore di Martinelli, salta un avversario e dentro l'area di rigore anche in questa occasione, un'occhiata al portiere, piazza il pallone alle sue spalle, 2-0. Al 15esimo una sponda di Okere, il tiro di Foglini da fuori che però non impensierisce Lori. Al 16esimo Iachini invece in aria a farsi pericoloso per il Tolentino, la sua conclusione piuttosto insidiosa, la parata di Carnevali. Al 20esimo praticamente si chiude il confronto, il 3-0 da parte del Tolentino, Coglioni che entra in area e anche lui piazza un bel piattone, la palla che va a finire ancora una volta e per la terza volta alle spalle di Carnevali. Al 25esimo Cognini salta il portiere ma si porta direttamente la palla fuori con il Tolentino che ora ha spazi a disposizione e cerca di sfruttarli per allungare nel risultato. Reazione timida per il Coridonia che ormai non ci crede più, al 26esimo è Mercuri il suo tiro ma blocca senza problemi Lori. Poi al 36esimo c'è una punizione fischiata dall'arbitro per il rinvio di Lori fuori dall'area di rigore. Barucca ha quell'opportunità di concludere da distanza davvero ravvicinata, ma la punizione finisce sulla barriera, poi azione che continua e fuori gioco. Al 40esimo il tiro di Fognini blocca Lori e al 46esimo Iachini che sfiora il quarto gol colpendo la base del palo, ma nient'altro da dire e la partita finisce qui con il Tolentino che vince per 3-0. Mister Zaini, prima vittoria in casa in un derby, ottima solidità difensiva da parte della squadra, un ottimo risultato, oggi è andata bene. Sì, e come dicevo ai tuoi colleghi abbiamo avuto un buon Coridonia credo, abbiamo avuto un buon Coridonia per circa un tempo perché erano messi bene in campo, noi avevamo qualche difficoltà, credo che il Coridonia abbia giocato una buona partita soprattutto il primo tempo. Abbiamo assettato un po' di cose perché avevamo provato due soluzioni difensive durante la settimana e dopo abbiamo provato per il secondo tempo, abbiamo provato in modo diverso alcuni aspetti difensivi e con qualche ripartenza siamo riusciti a fare gol e quindi di conseguenza poi si è aperta un po' l'avversario e la partita. Però credo che il Coridonia abbia fatto un'ottima partita, sono contento per i ragazzi perché ci tenevamo in modo particolare per riscattare un po' agonisticamente diciamo, la partita di Coppa Italia. Sono contento, i ragazzi sono fantastici perché si vede in mezzo al campo la voglia, la determinazione che mettono in mezzo. Oggi tanti giovani avevamo in mezzo al campo, sul finale avevamo 2,94 e 2,95
del nostro vivaio, quindi credo che in questo momento va bene. Sarà dura domenica, perché domenica andremo a affrontare secondo me una delle più belle squadre che ho visto giocare fino ad oggi, il Fossombrone, quindi sarà una partita dura, dobbiamo rimettere a posto qualche giocatore, però credo che insomma, cercheremo di affrontarla al meglio, poi le partite sono sempre da giocare. Mister Cerlantini, un Coridonia che tutto sommato ha controllato bene la partita, poi due errori difensivi abbastanza clamorosi, 2-0, e poi da lì non c'è stata neanche la reazione. Sì, io dicevo prima che una squadra che fa due errori come li abbiamo fatto noi, alla fine merita di uscire sconfitta dal campo, anche se io come allenatore devo valutare la prestazione. Quindi ho visto che i ragazzi hanno fatto molto bene nel primo tempo, avevano iniziato con il piglio giusto nel secondo, però come si suol dire, alla fine vince sempre chi la butta dentro. Noi abbiamo fatto questi due errori, il secondo penso che ci abbia un po' tagliato le gambe, perché la reazione dopo il primo c'era stata, si credeva ancora di fare bene, poi dopo il secondo un po' abbiamo arrancato quei 5-10 minuti e ci hanno fatto anche il terzo. Secondo me però dobbiamo diciamo, essere sereni nel valutare complessivamente la prestazione di tutta la gara, di tutta la partita e di tutti i ragazzi. Da questo punto di vista penso che oggi vado a casa molto arrabbiato perché la partita penso l'abbiano vista tutti, però anche fiducioso.